Mirko Giordani, Prelia Strategic Advisory Group. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Mirko. Buon pomeriggio e grazie a voi di avermi chiamato oggi in questo giorno così tumultuoso. Assolutamente sì, bravo, hai usato proprio la parola giusta. In effetti stavamo parlando appunto delle tensioni tra la Cina e l'Unione Europea. Come vedi questa situazione? Per la verità, l'Unione Europea sotto questo punto di vista poteva reagire un po' prima o no? Ma allora, questa mossa dell'UE, diciamo, è una mossa che appare strana rispetto alla politica estera UE e rispetto all'approccio UE verso la Cina. Ricordiamo infatti che l'ultima volta che l'UE ha imposto sanzioni alla Cina è stato dopo Tiananmen, quindi 30 anni fa. E quello che è successo oggi, ci indica un fatto molto importante, ci indica che l'UE, dopo i 4 anni trumpiani, in cui tutti quanti ricordiamo Trump nel suo approccio abrasivo, il suo approccio transactional nei confronti di Pechino e di Xi Jinping, l'Europa sta finalmente, diciamo, accodandosi e seguendo l'America nella battaglia contro la Cina. Infatti Biden lo ha reso chiaro fin da subito la sua stance, il suo atteggiamento verso la Cina. Se da una parte infatti abbiamo avuto Trump con il suo atteggiamento abrasivo, dall'altra parte abbiamo un Biden più moderato, potremmo dire simpaticamente il nonno Biden, molto più moderato, ma che in realtà mantiene un atteggiamento altrettanto confrontational nei confronti della Cina, anche più di quanto aveva fatto Donald Trump. E questo è molto interessante. Quali conseguenze potrà avere questo atteggiamento dell'UE verso la Cina? Allora, innanzitutto noi abbiamo il trade deal siglato a dicembre tra UE e Cina. Ora, quel trade deal è ovvio, dopo quello che è successo oggi, entrerà in crisi, oppure se verrà, diciamo, siglato definitivamente dal Parlamento UE, dovrà passare attraverso delle forche caudine non da poco. Infatti, i socialisti europei hanno già detto che un punto fondamentale affinché ci si possa rimettere al tavolo per parlare di trade deal è proprio quello di levare tutte le sanzioni della Cina verso i MEP europei. Infatti, mentre l'Europa ha colpito 4 dirigenti cinesi nello Xinjiang, più una entità cinese nello Xinjiang, la Cina ha reagito, in mio modesto parere, in maniera sproporzionata, colpendo dei parlamentari europei, dei parlamentari nazionali e vari think tank europei considerati hawkish, falchi verso la Cina. Ricordiamo il think tank di Anders Fogh Rasmussen, che è stato il segretario generale della NATO in passato. Ricordiamo il think tank Meriks a Berlino, uno dei think tank più importanti che si occupa proprio di Cina. E diciamo, il fatto che la Cina abbia colpito direttamente dei membri del Parlamento UE è un segnale molto molto importante. Qual è il segnale, il signal, al di là del noise che si può cogliere in questo momento? Secondo me la Cina è poco interessata a questo deal. Sono molto più interessate al deal le società automotive europee che vogliono delle regole più chiare tra Cina e UE. Quindi sì, assolutamente, e poi lo stesso vale anche per quanto riguarda Tesla, perché la Cina è un mercato estremamente importante per l'azienda di Elon Musk, che tra l'altro era colpita proprio settimana scorsa dopo il primo incontro sotto l'amministrazione Biden tra gli Stati Uniti e la Cina. Ma ci arriveremo anche là. Volevo appunto capire da parte tua se l'azione che abbiamo visto da parte dell'Unione Europea è un po' simbolica a questo punto, perché tutto ciò che è accaduto è Xinjiang poteva essere, come dire, riconosciuto forse qualche mese fa addirittura, però adesso stiamo vedendo comunque un'azione tra ovviamente l'Unione Europea e gli Stati Uniti insieme contro la Cina. Si può dire che è un'azione simbolica o non esattamente, visto comunque tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore? Allora, ottima domanda perché mi permette di fare un salto e zoomare verso un paese dell'UE che è la Germania. Allora, la politica, chiamiamola così, no? È con un eufemismo, la politica estera UE
diciamo, la scelgono i tedeschi, e i tedeschi non hanno un approccio, diciamo, ideologico come ce lo ha l'America di Biden o di Trump, ma hanno un approccio molto business first. Quindi i tedeschi hanno detto sì, bene, condanniamo la Cina, però fondamentalmente non toccate i miei affari con la Cina. Lo stesso la Germania ha fatto con la Russia dopo quello che successe con l'oppositore di Putin. Bene, puniamo i russi, ma non toccatemi il Nord Stream 2, perché il Nord Stream 2 serve per portarmi gas russo di Gazprom a prezzi più bassi, perché io devo dar, tra virgolette, da mangiare alla mia industria pesante. Ebbene, io posso dirti che secondo me l'Europa sulla Cina è stata molto reticente negli ultimi 4 anni con Trump, punto primo, per una differenza ideologica fondamentale con Trump, quindi diciamo un tit for tat, per cui se l'America ha un approccio confrontazionale con la Cina, noi no. Adesso invece con Biden alla Casa Bianca, con un presidente che è molto più multilaterale, molto più aperto alla cooperazione con l'UE, che sarà molto limitata perché Biden sposterà molto il pivot di nuovo verso l'Asia, per cui adesso l'Europa deve far qualcosa verso la Cina. Come ho detto prima, quel che ha fatto l'UE non direi che è simbolico, perché comunque sia è una cosa abbastanza pesante, però ecco, se devo vedere chi ha fatto più, la Cina ha colpito in maniera più spropositata l'UE. Questo è un argomento molto interessante e noi due ci torneremo, ma intanto vorrei parlare di un altro argomento altrettanto interessante, che è la campagna vaccinale, ma non tanto la campagna vaccinale, ma ciò che comporta soprattutto per le relazioni tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, che si sono divisi proprio qualche mese fa. Domani la revisione del via libera all'export, ovviamente si tratta di questa legge della Commissione Europea che permette il ban alle esportazioni. Innanzitutto volevo chiederti, mi rendo conto che tu non sei un moralista, per carità, ma chi ha ragione in questa situazione? Da una parte l'AstraZeneca non rispetta i contratti, e i contratti sono contratti, cioè hanno un valore legale. Dall'altra parte però giustamente la Gran Bretagna dice voi non potete bandire le esportazioni, perché questo ha un impatto sulla nostra campagna vaccinale, che bisogna dire sta andando molto bene. Chi ha ragione e chi non ha ragione secondo te? Allora, il punto è che come tutte le cose che riguardano gli stati, si parla di potenza, si parla di potere. Questa pandemia ci ha dimostrato che gli stati nazionali sono ancora un'entità importante. Vediamo nella campagna vaccinale numeri alla mano. UK 40% di copertura almeno con un solo vaccino, una sola puntura. UE siamo al 12%. I numeri sono importanti e ci dicono che in UK si sta correndo, mentre qua no. Il punto è che UK nel futuro potrà dire alla propria base elettorale, soprattutto i Tories, potranno dire che la Brexit è servita perché ha evitato a UK di impelagarsi nell'acquisto centralizzato di vaccini fatto a Bruxelles. La verità è che questa pandemia ha favorito gli stati che si sono mossi più dinamicamente. Ora c'è veramente poco da chiedersi sul perché degli stati, non solamente piccoli stati tipo l'Austria e l'Ungheria, ma anche la Germania e anche l'Italia stessa, abbiano minacciato neanche più troppo velatamente l'UE di far per conto proprio, perché uno Stato nazionale che ha che ha un contatto diretto con la sua popolazione, che ha una validità democratica differentemente dall'UE, è più capace di capire cosa fare e quali tempistiche darsi. Quindi io dico che secondo me, dopo quel che è successo tra UK e Unione Europea, chi ne uscirà vincitore è UK, e secondo me in questo caso ci fa capire anche quanto sia importante avere stabilimenti industriali delle farmaceutici sul proprio territorio, e di quanto sia importante che gli stati esprimano industrie capaci di produrre vaccini. AstraZeneca è inglese, come tu mi hai detto c'è un contratto, sì, ma i contratti possono essere impugnati, si può discutere in tribunale e si può risolvere così.
E poi da una parte c'è la politica di potenza, c'è la volontà di un paese di vaccinare e di farlo subito. Se AstraZeneca è inglese, mi sembra molto probabile che ci siano stati contatti fra la classe dirigente inglese e AstraZeneca per favorire l'Inghilterra e non l'UE. Se sia successo o meno non lo so, ma sicuramente contatti informali ci sono stati. Ultimissima domanda, proprio in un flash, Mirko. Abbiamo visto comunque il deficit commercio tra ovviamente la Gran Bretagna e l'UE quasi a 2.000 miliardi di sterline, è un numero molto spiacevole. Quali rimangono i punti focali tra la Gran Bretagna e l'UE, come dire, da trovare una soluzione post-Brexit, perché a quanto pare si ricomincia solo ora? Ma secondo me c'è da prendere atto di una cosa, c'è da prendere atto che il centro finanziario europeo rimarrà, non europeo nel senso UE, il centro finanziario del continente europeo, se non mondiale, rimarrà a Londra. Ci sono stati pochissimi spostamenti di sede da Londra verso l'UE. Secondo me la cosa da dover risolvere sono queste code alle dogane. Le code alle dogane, che ci vorrà tempo, ci vorrà la volontà politica per risolverle, ma secondo me una delle prime cose da fare, sia da parte UK sia da parte UE, quando avremo superato questa pandemia, è garantire un traffico delle merci fra il continente e l'isola che sia il più smooth, che sia il più liscio e senza problemi possibile. Grazie mille davvero a Mirko Giordani, Prelia Strategic Advisory Group. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a te.